Dario Salvadori, tributo a Sergio Endrigo, chiaramente in questa giornata che ricorda la scomparsa proprio di Sergio Endrigo, personaggio che ha lasciato una storia indelebile nella musica italiana. Qual è a suo dire il punto centrale e focale della produzione di Endrigo? Beh, Sergio Endrigo è stato principalmente un autore, un compositore, e se come interprete è stato un po' dimenticato, soprattutto negli ultimi due decenni della sua vita, che non è poco, come compositore non l'ha mai dimenticato nessuno, soprattutto i colleghi e soprattutto gli addetti ai lavori, e ha avuto omaggi e riprese dei suoi brani da tutte le parti. Ecco, quindi c'è questa sperequazione fra il doppio ruolo che ha avuto, e tutte e due, all'interno di tutte e due si esprimeva alla grande, insomma. Però certamente il compositore mostra di avere una carriera più lunga. Ecco, questo è... A suo dire, qual è la miglior canzone che Endrigo ha scritto? Secondo me le più celebri nel suo caso sono un po' le migliori, cioè Viva Maddalena, Io che amo solo te, La brava gente, cioè quelle più note. Cioè, non indicherei un brano minore. Io per esempio in questi giorni con La storia dell'estate ho trasmesso due dei suoi brani, Era d'estate e La calda estate, che però insomma sono un filino al di sotto di queste che abbiamo appena nominato, comprese poi quelle di Sanremo, le quattro di Sanremo, che sono altrettanto importanti, insomma. E credo che sia stato danneggiato anche un po' dal carattere che aveva. Ecco, lei sa che io ho una passione particolare, no? E per cui, parlando musicalmente, a me viene in mente una canzone che piace moltissimo, che è Marianne, che lui portò sul palco Eurovisivo nel 1968. Sì. Io la trovo estremamente dolce, una grande dichiarazione d'amore. Quello è un bel pezzo che appunto fece seguito alla vittoria a Sanremo, però quel pezzo mancò totalmente di promozione, perché lui arrivava sulle ali di questa vittoria, eccetera, e lì quel pezzo era già primavera, andava promosso, non dico come pezzo per l'estate, ma e lì lui aveva qualche diatriba con la casa discografica, me lo ricordo, quindi non solo non venne promosso, ma venne anche un po' dimenticato. Sì. Agli europei piacque, però. Agli europei piacque. Agli europei piacque, mi ricordo la sua esibizione, insomma, vista anche su YouTube, che insomma fu comunque coperto di applausi. Sì. Evidentemente il suo stile, comunque così pagato, compassato nell'ambito di una rassegna che magari a volte tendeva agli eccessi, piacque. Ecco, però proprio perché tu ben conosci quel palcoscenico, piacque perché Eurovision era un'altra cosa all'epoca, no? Quindi anche quelli così autorevoli come lui potevano avere diciamo asilo in questo posto. Oggi sarebbe un po' difficile con quello che è diventato Eurovision, no? Esatto. Però il pezzo c'era, come no, per Bacco. E di Era d'estate che diciamo? Era d'estate è uno dei pezzi più malinconici, in grado però di non metterti malinconia. Era l'impressione che facevo proprio ieri quando l'ho trasmesso in questo programma di Rai 1 che sto facendo. Quindi lui si è cimentato più volte nell'estate, quindi e usciva fuori tutto il suo lato di uomo di confine, di uomo un po' che ha fatto il Night, ma non da protagonista, perché il Night lo faceva in altre orchestre. Quindi è un pezzo autoriale e notevole. Lui lo cantava con grande ispirazione, secondo me.